4 dicembre 1968 nasce a Milano il quotidiano Avvenire. La fondazione del giornale è sostenuta da Papa Paolo VI per dar vita, nello spirito del Concilio Vaticano II, ad uno strumento culturale per i cattolici. Il panorama della stampa italiana si è arricchito quest'oggi di una nuova testata, l'Avvenire. Elio Sparano è nella redazione di questo nuovo quotidiano cattolico e con lui ci colleghiamo. Pronto Sparano? Ecco, ve lo presento, il nuovo giornale, lo avrete già visto nelle edicole, sono appunto nella redazione del giornale, ma prima di andare a trovare il direttore vi vorrei mostrare l'attività che c'è stata questa notte per la nascita di questo nuovo quotidiano, perché adesso, come sapete, i giornalisti non ci sono, verranno fra poco, perché qui si comincia a lavorare verso le 14. Questa notte noi siamo venuti qui con le nostre cineprese per mostrarvi appunto la nascita. Ecco, qui siamo nel reparto composizione, c'è l'atmosfera indaffarata che precede la nascita di tutti i quotidiani del mondo, i giornalisti e i tipografi sono al lavoro. Stanno mettendo a posto le pagine, c'è sempre una notizia da infilare all'ultimo momento e non sempre facile trovare lo spazio. I giornalisti danno un'ultima occhiata alle bozze, anche il direttore Valente e il vice direttore degli esposti sono qui, è un rito che si deve rispettare prima che la rotativa si metta in funzione. Ecco, vedete il direttore Valente e il vice direttore, si danno gli ultimi tocchi al giornale con la rotativa. Si mette in funzione, il momento della nascita, la prima parte del lavoro praticamente è fatta, poi comincia quello febbrile della spedizione perché il giornale vada in tutte le edicole d'Italia. Allora Valente, questo giornale che raccoglie l'eredità di due quotidiani cattolici, l'Italia e l'Avvenire d'Italia, si discosta da essi per quanto concerne l'impostazione? Ma guarda, il quotidiano vuole essere una espressione di continuità per quanto riguarda i contenuti, di novità per quanto riguarda i metodi, perché i contenuti evidentemente, perché noi pensiamo che i cattolici debbano continuare ad operare responsabilmente e coraggiosamente sulla realtà come hanno sempre fatto, confrontandola con quell'enorme patrimonio di verità che è proprio della loro tradizione e che è proprio del dogma e della Chiesa. Ma quanto ai metodi, noi pensiamo invece che questa verità vada espressa, vada adeguata a quelle che sono le esigenze e il linguaggio del tempo nel quale viviamo. Un tempo che chiede, a nostro parere, di essere innanzitutto responsabilizzato, mentre da un secolo praticamente si è sempre cercato attraverso la stampa di strumentalizzarlo. Quindi questo vorrebbe essere, più che, noi l'abbiamo sintetizzato un po' in uno slogan, più che un giornale per i cattolici, un giornale dei cattolici, o meglio ancora un giornale di cattolici, cioè vorrebbe essere la riscoperta all'interno della grande realtà che si muove del mondo cattolico di tutte le voci autentiche che, come appunto ho scritto nell'editoriale, compongono l'unità di fondo del mondo cattolico italiano.